Ciao ragazzi, faccio questo video dopo un sacco di mesi, cioè quanto sarà passato? Controlliamo. Ok, sono passati 5 mesi dall'ultimo video. Perché è passato così tanto anche se io avevo detto che avrei fatto dei vlog ogni giorno, ogni minuto, ogni quarto d'ora. Adesso vi spiego tutto. Partiamo dal primo punto, la scuola. Io adesso, in questo momento, oggi, ho fatto il primo giorno di terza superiore, ma ovviamente qualche mese fa, quando ho registrato quei video, ero in seconda e devo dire che la seconda è una classe non difficile per quanto riguarda le materie, ma per la pressione che ti mettono addosso, perché ovviamente dicono, tu devi andare in terza, devi fare il triennio, ti devi impegnare, devi studiare come un cane. E quindi ovviamente la pressione, lo studio, poi io avevo anche una sorta di compito di realtà che è tipo tesina di terza media, quindi devi mettere al centro un argomento e poi collegarlo a tutte le materie. Ovviamente a chi l'hanno dato? Quasi tutto quanto da fare, a me, perché sono uno dei pochi che sa usare bene il computer, ma a parte questo. Questo è uno dei tanti motivi per cui non ho fatto più video. Secondo motivo è perché avevo molti molti problemi sia nella registrazione sia nel montaggio. A volte i file non si salvavano, a volte il telefono mi diceva memoria piena, a volte su Premiere si eliminava il progetto da solo e quindi mi scocciavo e letteralmente non facevo più video. Ma quindi, in sintesi, che cosa è cambiato? Perché voglio tornare a fare video? Beh, voglio tornare a fare video perché all'inizio pensavo che era solo una cosa per perdere tempo, magari. Cioè, nel senso, è anche una cosa per perdere tempo. Però avevo capito che grazie ai video posso esprimermi in un certo modo senza dover dare conto a nessuno. Ecco, da piccolo mi mettevo anche un po' vergogna di dire che avevo un canale YouTube perché ovviamente, essendo che nessuno mi caga, ovviamente la gente dice, ah, ma questo fa i video, è stupido. Adesso sinceramente non me ne frega un cazzo. Cioè, tu mi puoi anche dire, fai video, sei stupido. Ok, intanto io mi diverto, tu che cazzo fai? Stai solo al divano a fare cose che non posso dire? Probabilmente sì. Quindi adesso non mi interesserà più di nessuno chi mi dirà non lo fare perché sei stupido, non lo fare perché non è l'attrezzatura. L'attrezzatura, ecco, è un altro discorso. Vorrei provare ovviamente ad ampliare la mia attrezzatura. Come potete vedere, per esempio, adesso ho cercato di sistemare al meglio le luci, però non ho softbox, non ho diciamo LED se non quelli sulla scrivania, ovviamente non bastano. Quindi ho cercato di sistemare un po' la luce qua sopra, diciamo, del lampadario. Ho messo questo sfondo che possa fare un po' di contrasto con i colori della camera e la striscia LED che, come vedete, ci stanno un po' tutti i colori perché è fulminata. Quindi penso che dovrò cambiare anche quella. Piano piano con i miei risparmi cercherò di investire su un pochino e non troppo, perché ovviamente sono un ragazzo di 16 anni, cosa vuoi investire? Non puoi investire più di tanto, però cercherò di investire su quello che posso, ecco, per migliorare la qualità dei video. Un altro motivo per cui ho lasciato in sospeso il fare i video è perché non mi venivano più idee. Essendo che comunque le mie cose a disposizione per fare video sono limitate, perché il computer è un portatile semplice alla fine, quindi tu non puoi, non puoi registrare gameplay, non puoi, anche se i gameplay, non ho mai pensato di farli per chissà quanto tempo, però comunque è molto difficile registrare, non ho una webcam, quindi è un bordello perché dovrei registrare lo schermo. Che c'è la mia faccia dal telefono, lo schermo dal computer e poi mettere tutto insieme a Premiere. E non è molto comodo, quindi ecco, cercherò di attrezzarmi semplicemente. Poi, essendo che io faccio l'ITIS, quindi un istituto tecnico con indirizzo grafica e comunicazione, quest'anno imparerò ad usare luci, quindi come appunto si devono settare le luci per dei shooting, per dei video. E approfondirò anche i programmi che già uso, come potete vedere nei miei video, quindi Premiere per montare, Photoshop per creare copertine. Ecco, in questi anni, 3 anni, li approfondirò. E quindi grazie a questo potrò portarvi dei contenuti di maggiore qualità. Però
Perché diciamo ovviamente per me che non ho mai studiato chissà quanto Photoshop e Premiere, è ovvio che io sappia solo le basi e non sappia come fare magari quelle cose un po' più complesse. Oppure magari le saprei fare, però ci metterei il triplo del tempo di una persona, ecco, ben informata. Detto questo, non voglio dilungarmi oltre, cercherò di pubblicare video, mi farò venire delle idee, non lo so, adesso vedremo un po', però ci teniamo a fare questo video per dire uno, le motivazioni per cui non pubblicavo più e due, per dire che ormai non me ne frega più niente, cioè non nel senso di YouTube, non me ne frega più niente delle persone, perché molte volte io mi sono fermato per pensare al giudizio delle persone, ma adesso non mi interessa più. Le persone per me possono credere quello che vogliono, ma l'idea è mia, la passione è mia e quindi voglio cercare di esprimerla al meglio. Detto questo, noi ci vediamo, spero, nel prossimo video. Un saluto, ciao!